Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Stiamo entrando in un periodo caldissimo pieno di partite importanti. Siamo usciti dall'Europa League ma ci stiamo rifacendo in campionato e adesso vogliamo buttare fuori il Napoli dalla Coppa Italia. Siamo in semifinale. Riuscendo a passare questo turno andiamo di diritto alla finalissima. Certo, la Coppa Italia è comunque un trofeo prestigioso, soprattutto per il nostro Sassuolo alla prima stagione. Facciamo comunque un turnover massiccio perché i nostri giocatori iniziano veramente a subire. Diamo fiducia al Mitra Matri che ha risolto l'ultima partita contro il Milan e vediamo cosa può fare a San Paolo. Guardate che bello comunque, il San Paolo tutto pieno per la Coppa Italia, non credo che possa succedere contro il Sassuolo, però l'ambientazione mi dà una carica incredibile. Tra l'altro giochiamo contro Diawara, che il Napoli non ci ha voluto vendere, ma che sarà uno dei nostri colpi principali per il prossimo calciomercato. E tra l'altro c'è Cannavaro, che è stato capitano del Napoli per diverse stagioni, ma adesso il capitano è Hamsik, che ormai ci porta sull'1-0. Rashford, che sto facendo giocare solamente per turnover, ma ti detesto. Io ti odio, Rashford. Diawara, ancora Diawara. Non è possibile che invece Diawara sia così forte, come in campionato. Rashford, dentro per Politano. Politano può allungare, ancora Politano contro Koulibaly, sembra una barzelletta perché Politano va molto più veloce, ancora Politano, Koulibaly lo insegue, non riesce a fermarlo, Politano, sempre lui, Diawara, non riesce a prenderlo, dentro, attenzione perché c'è, chi era, Nyoguri, pensavo Rashford, c'è il Mitra Matri che la protegge benissimo e poi che palla che dà Sturaro, che poi allarga tutto, su Antonino Ragusa, che entra in area, prova il tiro, c'è Diawara, il fenomeno nuovo del calcio mondiale, poi dentro Cahill per fortuna che non ha tirato e poi però c'è il gol lo stesso, e indovinate chi l'ha fatto, indovinate chi ci ha segnato ancora una volta, perché Gesù non ci vuole particolarmente bene, Gesù ci odia, Gesù è Diawara. Sturaro, dentro per Matri, attenzione il Mitra che adesso si sente fenomeno perché è fortissimo, Maurizio Sarri io ti ringrazio perché mi vuoi bene e hai tolto Diawara, non potevo mica perdere 85-0 per colpa sua, però attenzione perché Allan è forte uguale, Cahill ancora dentro, una palla come nell'occasione del primo gol, Cahill, Donnarumma, la para lui. Attenzione perché c'è anche ancora Cahill, ancora Donnarumma. Ci arriva Insigne che la stoppa sulla linea praticamente. Insigne la mette Donnarumma. Donnarumma che cosa fa? Che cosa fa Donnarumma? Cioè, che cosa faccio io in realtà? Stavo guardando dov'era l'uomo. Ho schiacciato triangolo per sbaglio. E ho fatto mettere giù il pallone. Sono un coglione. Stavo guardando l'uomo sulla fascia, nel radar. E ho fatto questo. Sono un coglione. 2-0. Adesso sarà molto, molto, molto complicato andare a recuperare questa partita. Politano, dentro per Rashford, di prima. Sturaro si propone e Matri gliela dà. Attenzione, c'è Sturaro. Sturaro in area, Sturaro! Rashford chiede l'1-2 Matri. Matri gliela vuole dare, però gliela dà male. Allora Rashford deve andare dentro da Sturaro. Che gran palla questa di Marcus Rashford. Sturaro, la dà dietro a Rashford che ha tutto il tempo di stopparla e di cadere per terra. Dai, è il 90esimo, almeno un gol per facilitarci il ritorno. Ancora Matri, dentro per Rashford. Koulibaly è immenso, un monumento. Giaccherini dalla bandierina, ma ormai il Napoli è sul 2-0. Sarebbe meglio non prendere un ulteriore gol. Cannavaro deve allontanare. Ancora Cannavaro. 3-0. 3-0 al 90esimo. Si doveva solo che evitare questo gol. Pari alla mia cappella di Donnarumma. Ma questo al 90esimo... Mi dispiace, fuori anche dalla Coppa Italia al 99.99 periodico per 100. Guardate. Doppio palo, che sfiga. Ragazzi, ci rimarrà solo il campionato a questo punto. Che cosa devo dirvi? Concentriamoci lì e basta. Facciamo anche un po' di allenamento con i giovani che ci sono rimasti. Perché Rugani, poverino, è fuori. Romagnoli l'abbiamo venduto. Abbiamo dei nuovi profili. Alleniamoli. E adesso, ragazzi, giochiamo contro il Crotone. E io contro il Crotone voglio vedere una squadra con le palle. Rugani è guarito e adesso può tornare finalmente in squadra. Ma non credo che sarà pronto per giocare da subito. Allora, qua non mi interessa vincere. Qua voglio fare gol a valanga. Ma veramente a valanga. È come se piovesse quasi. Gli 11 titolari sono prontissimi, sono in forma. Sono il meglio che possiamo disporre. Cui possiamo disporre? Ma sai, Luca, l'italiano ancora importante. Incredibile perché l'anno scorso con la Sampdoria abbiamo investito tanto sull'attacco e poco sulla difesa e non prendevo gol.
Quest'anno ho fatto il contrario, ho investito tanto sulla difesa, poco sull'attacco e di gol ne sto prendendo aiuta. Il calcio, eh? De Sciglio va a saltare, con la testa non riesce a prenderla e allora può ripartire Falcinelli del Crotone. E l'extra, l'altra di questa partita è perché è nostro Falcinelli. Ancora Falcinelli, sempre Falcinelli. Dentro, in qualche modo la rubiamo. C'è Chisina che porta palla, Berardi che si stacca, allora lo serviamo. Ancora Mimmo Berardi, dentro per Chisina. Non sa. Pellegrini, dentro per il gallo Belotti. Belotti in area, il tiro di Belotti deviato, calcio d'angolo. No, ha tirato proprio te da merda. C'è Belotti che va in serpentina e poi dentro per Piazza, una gran palla. Piazza, 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 sempre Marco Piazza. Ancora Marco Piazza, sempre Marco Piazza. Ancora Marco Piazza, la palla che è ancora lì. Piazza è rovesciata, è troppo, troppo un circo. Belotti allarga su Piazza e adesso si buttano dentro tutti, tra cui Chisina, ma Piazza vuole portarla. E allora si allarga Berardi, e allora Piazza lo serve, e allora c'è ancora Berardi. Ci arriviamo noi con Calabria, con la testa, pressiamo, Marco Piazza la recupera. Non sa, verticalizzazione, a cercare Belotti. Belotti che si appoggia, ancora non sa. C'è Chisina, Belotti che si incanta e Chisina che prova a servirlo. Belotti allarga tutta su Piazza e adesso possiamo andare, la difesa del Crotone non è messa benissimo. Ancora Piazza, sempre Piazza, palla al piede, entra, Piazza, riesce a saltare il marcatore, ancora Piazza e poi... Cos'era quella lì? Cos'era? Però adesso Ciccio Tonev o Krizetic dalla punizione ci potrebbero fare malissimo, meno male. E io fine primo tempo, dato che non è stata una prima frazione spumeggiante, ne approfitto per fare qualche cambio e passiamo finalmente al 4-3-1-2. E per fare questo tolgo Berardi, perché non mi è piaciuto proprio per niente nel primo tempo. Marco Piazza, attenzione perché si è staccato Chisina. Che palla di Chisina! Chisina! E c'è il gol dell'1-0. Piazza la dà Chisina, che insacca con tranquillità, con il suo mancino. Ma che buco nella difesa del Crotone! Che buco incredibile, bruttissima. Piazza gli dà una palla con il contagiri e Chisina con il piattone la mette nell'angolino basso. 1-0, chi ha segnato? Settimo gol per Riccardo Chisina. L'avevo detto, tolgo Berardi, non Chisina, perché Berardi mi è piaciuto, Piazza mi è piaciuto, Berardi no, e allora facciamo così. Adesso c'è il gallo Belotti che vuole andare ancora dentro da Chisina, anche se si era aperto Piazza, e poi cosa rischiano qui? Adesso direi che possiamo far mezz'ora anche al nostro Mbaye Niang preferito. Grazie Piazza, hai fatto un partitone. Magnanelli dentro per Don Sa, che gran palla per Don Sa. Ancora Don Sa e si stacca Gallo Belotti, allora lo serviamo. Vai Gallo, puoi fare quello che vuoi. Belotti cerca di saltare il suo marcatore, il suo avversario non ce la fa. Dobbiamo cercare di più un Mbaye Niang, non ho ancora toccato neanche un pallone, ma sappiamo che è lui che di solito accende la luce in queste situazioni. Ed eccolo qui, Mbaye Niang, la stoppa molto bene e poi si allarga, vuole andare a giocare per vie esterne con un numero, riesce a saltare il marcatore che però la riprende e poi la spazza in tribuna. La stop di De Sciglio e poi va subito sul fondo a mettere la palla per Chisina e ci va anche Belotti, sarà calcio d'angolo. Gnoguri, Gnoguri, ancora lui, la mette dentro Gnoguri, dove arriva Chisina ancora a rimorchio. Stiamo giocando benissimo in questa frazione con questo nuovo modulo. Attenzione, c'è ancora Belotti che si libera dell'avversario, poi Belotti, il palo di Belotti, c'è Gnoguri, il tiro di Gnoguri rimpallato, che occasione clamorosa per chiuderla. Niang la viene a prendere, mamma mia che sforzo di Niang per riguadagnare il possesso palla, e c'è Chisina, e c'è ancora Chisina che si vuole fermare, e poi va dentro da Magnanelli, di prima per Don Sa, è partito Belotti, calcio champagne, Belotti, Belotti, il gallo Belotti, il 2-0 che non aveva trovato prima, lo trova adesso, ed esulta, fai così ti prego, non fare Antonio Cassano dalla bandierina. Che giocata, che palla di Don Sa! Che inserimento del gallo, che freddezza, che gol, che 2-0 per noi. Mi trovo molto meglio con il rombo a centrocampo, mi trovo veramente bene con tutti questi recuperatori di pallone. Ma noi non molliamo, vogliamo andare a farne un altro. Belotti dentro per Chisina, gran palla e poi lunga per Niang che può recuperarla e infatti la recupera. Va e Niang, un trattore incredibile, il motorino Niang! Niang! E c'è il 3-0 al 90esimo, Mbaye... Te lo meriti, te lo meriti. Guardate, a me dispiace tantissimo dirlo, ma in questo momento e per come gioco io, l'attacco migliore, il modulo migliore è questo qui con Belotti e Niang davanti e Chisina dietro due punte. Mi dispiace perché in questo modo Berardi non è titolare. Mi dispiace tanto. E infatti farò Belotti-Berardi con dietro Chisina. Però Niang, ragazzi, è in formissima. Niang sta segnando tanto. 3-0, soddisfattissimo perché è stata una gran partita. Oh, per quello che mi riguarda, le coppe per adesso stanno andando male, ma il campionato, diciamo che lo stiamo risollevando, lo stiamo raddrizzando. Ci giochiamo la Champions, e guardate qui la classifica cosa dice. Siamo lì, c'è poco da fare. Il Napoli comunque ha una partita in meno.
Ma siamo lì con l'Inter, con il Toro, dobbiamo crederci. Poi ragazzi, in questo momento abbiamo solo il campionato. Siamo praticamente usciti dalla Coppa Italia, siamo ufficialmente usciti dall'Europa League. Quindi con questa rosa lunga, con questi giocatori concentrati unicamente per andare a vincere e con Daniele Rugani ristabilito, secondo me possiamo fare veramente delle belle cose. Mi piange il cuore a dover mettere in panchina anche solo Marco Piazza. Però ragazzi, come vi ho già detto, in questo momento mi trovo bene con questo modulo e devo far vincere la squadra. Rashford, mi dispiace, ma vai a fare la tribuna, ci portiamo a Sturaro, ci saranno dei centrocampisti. Ecco qua, Rugani. Non ancora al meglio, ma gioca lui. Per adesso questa è la formazione titolare, con Kishin, vero uomo chiave della squadra. Come al solito però, prima di salutarvi, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione per trovare tutti i link ai miei social network. L'ultimo like è di Andrea Shish, S-C-R-H-S. Io ti faccio vedere e ti saluto. Ciao Andrea, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.